Cari amici di Re dei Re Web TV, buona giornata e ben ritrovati. Il testo biblico di oggi è tratto dall'Epistola agli Ebrei, il capitolo 2, il versetto 3. Leggo a partire dal versetto 1. Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione di disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita. Per meglio comprendere il messaggio contenuto nel capitolo 2, di cui stiamo prendendo in considerazione i primi tre versetti e in modo particolare il versetto 3, dobbiamo gettare un colpo d'occhio al capitolo 1, il cui tema è il Verbo Supremo di Dio, Cristo Gesù. Inoltre, altro aspetto importante è che Dio ha parlato attraverso suo figlio e questo figlio è il creatore, sostenitore, signore, governatore e redentore del mondo. In sintesi, il capitolo 1 dice che il figlio di Dio è l'erede di tutte le cose, versetto 2, ha creato il mondo, versetto 2, è lo splendore della gloria di Dio e l'esatta espressione della sua natura, versetto 3, sostiene ogni cosa con la parola della sua potenza, versetto 3, si è seduto alla destra della maestà di Dio, versetto 3, ed è più grande di qualsiasi angelo, versetto 4, perché gli angeli gli offrono l'adorazione, versetto 6, ed infine egli è il Dio potente, versetto 8. Ci fermiamo qui, altrimenti rischiamo di dilungarci troppo. Fatta questa premessa, ci diventa più comprensibile il testo di oggi. Infatti il capitolo 2 ci pone di fronte ad un ordine, ad un comando, o meglio a un dovere, a qualcosa che dobbiamo fare. Ed è molto importante il rapporto di questo ordine con il capitolo 1. Il capitolo 2 inizia perciò, altre versioni riportano poiché. In altre parole, il capitolo 2 inizia dicendoci che il capitolo 1 è la ragione perché abbiamo questo dovere, questo compito. Poiché Dio ha parlato attraverso suo figlio in questi ultimi giorni e poiché egli è il creatore, sostenitore, signore, governatore, redentore del mondo, sopra tutti gli angeli, per questo motivo, perciò, dobbiamo prestare molta più attenzione a ciò che abbiamo udito. Quindi il primo comando in questa epistola, il primo dovere menzionato, è che dobbiamo dare ascolto alla parola di Dio in suo figlio Gesù. Finora potremmo riassumere questi due capitoli in questo modo. Dio ci ha parlato in questi ultimi giorni tramite suo figlio, perciò dobbiamo prestare molta più attenzione a ciò che abbiamo udito. In altre parole, Dio ha parlato attraverso suo figlio, quindi ascolta e ascolta molto attentamente. Ora, questo è un comando di cui abbiamo un disperato bisogno oggi. Cosa senti tu? Chi stai ascoltando? Dio ha parlato attraverso suo figlio, dice il testo, ma tu lo senti? Come puoi confrontare la tua disponibilità ad ascoltare Gesù con la tua disponibilità ad ascoltare altre cose? Quando vogliamo ascoltare qualcuno, ci prepariamo ad ascoltarlo. Quello che qui dice il testo di Ebrei è che nella vita cristiana dobbiamo continuare ad ascoltare costantemente la parola di Dio in Gesù e dobbiamo farlo con molta attenzione. Non possiamo lasciare questa faccenda al caso, non possiamo agire come se sapessimo già tutto ciò che dobbiamo sapere o come se non avessimo nulla da guadagnare ascoltando Gesù. Il versetto 1 evidenzia un'urgenza, dice letteralmente. È estremamente necessario prestare attenzione a ciò che abbiamo udito. Non è solo un'opzione che puoi scegliere se sei particolarmente spirituale o se stai affrontando una crisi o se hai problemi sul posto di lavoro o se hai bisogno di far fronte alla qualsiasi cosa. Questa è una parola che tutti i cristiani, che per tutti i cristiani è estremamente necessario ascoltare. Ascoltare Gesù come parola di Dio. Una delle più grandi preoccupazioni di questa epistola è che i lettori vedano quanto sia importante ascoltare Gesù, la parola di Dio, considerare Gesù, fissare lo sguardo su Gesù. Questo è il primo comandamento dell'epistola e non è un comandamento difficile. Ascoltare, ritenere, aspettare non sono cose difficili da fare, a meno che non le vogliamo fare noi. Questo pericolo c'è nel deviare dalla parola della promessa di Dio in Cristo Gesù. I versetti 2 e 3 ci dicono perché è così pericoloso. Si legge:
Se infatti la parola detta per mezzo degli angeli si rivelò immutabile e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come sfuggiremo se trascuriamo una così grande salvezza? Cioè, se non prestiamo molta attenzione alla parola di Dio e di conseguenza ci smarriamo, l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci dice che trascuriamo, stiamo trascurando, una così grande salvezza. E questo è estremamente pericoloso. Ma quanto è pericoloso? Talmente pericoloso che se continuiamo sulla strada del trascurare questa grande salvezza, cioè non ascoltare Gesù ogni giorno e non considerare Gesù e non guardare Gesù, il risultato sarà che non sfuggiremo, cioè non sfuggiremo al giudizio di Dio, saremo persi, non erediteremo la vita eterna, periremo per sempre. No, no carissimi, non è una minaccia, ma un invito a prendere sul serio il progetto che Dio ha per te. E questo progetto è esposto nella sua santa parola, questa santa parola che oggi il Signore ti invita ad ascoltare attentamente e sempre. Amen. Ti auguro una buona giornata. Il Signore ti benedica grandemente.